Si accendono le luci in Piazza del Duomo a Milano, si spengono quelle della 103esima edizione del Giro d'Italia vinta dal britannico Tao Geoghegan-Hart, che nell'ultima cronometro è riuscito a sopravanzare il rivale di questo Giro d'Italia, João Hindley. La seconda volta la bandiera britannica sale sul pennone più alto del Giro d'Italia, dopo quella del 2018 quando vinse Chris Froome. L'ultima frazione a cronometro di 15 km che ha portato i corridori da Cernusco sul Naviglio a Milano è stata vinta ovviamente da Filippo Ganna. Top Gun centra il quarto successo in questo Giro d'Italia e si propone veramente in maniera autorevole come uno dei più grandi cronomin di questa era. In archivio il Giro d'Italia 103, un Giro d'Italia con tante emozioni, con tante contraddizioni legate anche al coronavirus. Ricordiamo che due dei grandissimi favoriti della vigilia, Simon Yates e Steven Kruijswijk, hanno dovuto lasciare la corsa nella prima settimana per essere risultati positivi al coronavirus. Tutto sommato, un'edizione del Giro d'Italia che va in archivio con un vincitore sicuramente di rilievo, sicuramente farà parlare nei prossimi anni Tao Geoghegan-Hart, perché ha dimostrato di avere tempra e carattere per poter conquistare altri importanti successi. Un Giro d'Italia che già pensa alla 104esima edizione, ovviamente riprogrammata a maggio, coronavirus permettendo. Da Giuseppe Girolamo, da Filippo Mazzullo che è dietro la telecamera, un saluto a tutti quanti e grazie di averci seguito durante questa avventura durata 20 giorni.